Allora, buonasera a tutti, i telespettatori di Teletermini, in qualità di presidente dei Maestri Infioratori di Termini Imerese, vi invito a visitare la mostra dei presepi qui presso la Chiesa di Sant'Orsola, che sarà aperta fino al 9 di gennaio prossimo. Una mostra che è stata allestita insieme alla collaborazione di altre associazioni, quali la Società del Carnovale, l'Associazione Genesi, l'Associazione Rodo Arte Ollus, e poi con la collaborazione anche dell'Associazione Amici di Sant'Antoninello e della banda musicale Città di Termini Imerese. Una bellissima iniziativa che sta riscontrando un bellissimo successo, soprattutto nelle ultime domeniche, essendo ecco, la chiesa ubicata nella parte bassa della città, quindi vicino al centro storico della parte bassa della città. Una mostra che ha una sua originalità, perché è una mostra di presepi e bambinelli. Ci sono bambinelli addirittura che provengono da paesi limitrofi, quindi per gentile concessione ecco, di parrocchie di altre città, ma anche presepi originali, quello è presepe di cioccolato, un presepe proveniente dalla Puglia. Insomma, è una bellissima iniziativa che è alla sua prima edizione, non si era mai fatto, ma con lo scopo di tenere vivo e aperta la chiesa e quindi cercare di armonizzare il tutto e concretizzare soprattutto perché l'iniziativa è nata con lo scopo di raccogliere fondi per il tetto della chiesa, per i lavori urgenti proprio della chiesa. Quindi non mi resta che, a nome mio, di tutte le associazioni che sono convenute, di augurare un buon Natale a tutti voi e soprattutto di un buon anno, ecco, 2022. Un carissimo augurio a tutti voi telespettatori, un augurio ecco, di un santo e felice Natale qui dalla chiesa di Sant'Orsola che già dal 21 ottobre scorso abbiamo riaperto per il culto e un po' per varie attività culturali. Un invito a venire a visitare ecco, questo piccolo tesoro di arte, di fede che abbiamo qui nella nostra città di Termini, soprattutto ecco, per gli eventi natalizi, per le mostre dei bambinelli, dei presepi e per tutti gli appuntamenti un po' che abbiamo organizzato da qui a domenica 9 gennaio, proprio per fruire di questo luogo di culto e ammirarne la bellezza e proporre ecco, tante piccole e grandi attività culturali che in qualche modo coinvolgono anche le nostre scuole, i gruppi, le realtà ecco, associative della nostra città di Termini. Ne approfitto ecco, insieme un po' agli auguri natalizi anche per ricordare che abbiamo avviato una raccolta fondi per il restauro del tetto di Sant'Orsola, di questa chiesa che in qualche modo rischia ha diverse infiltrazioni d'acqua, come ben sapete, ecco, diversi canali si sono spostati, sono scivolati giù. Stiamo provvedendo ecco, a riparare proprio il tetto per evitare che gli affreschi della volta vadano perduti. Non possiamo aspettare ecco, chissà quali fondi o chissà quali interventi ecco, da parte di enti o di altro, quindi stiamo cercando con le nostre possibilità di fare lavori e farli anche bene in modo che la chiesa sia custodita, sia protetta e possiamo a poco veramente renderla al suo antico splendore. Chi volesse, ecco, abbiamo fatto girare come parrocchia, ecco, l'IBAN, il codice IBAN, potete fare ecco, la vostra offerta sul conto corrente proprio della nostra parrocchia della Consolazione con la causale Pro Restauro Chiesa di Sant'Orsola. Oppure venendo a visitare ecco, qui la mostra di Bambinelli o partecipare un po' alle attività che ci saranno per tutto il periodo natalizio, potete lasciare la vostra piccola offerta. Come già abbiamo realizzato tante piccole e grandi opere, anche col piccolo contributo di ciascuno, ecco, riusciamo veramente a poter fare ecco, cose belle, cose grandi, anche per conservare il patrimonio della nostra città di Termini Imerese. Allora, un buon Natale.
Natale a tutti e che sia soprattutto un Natale, ecco, di santità, di grazia, di benedizione del Signore e di tanta gioia e pace, che in que sono le cose, ecco, che in questo tempo, ecco, anche triste, di pandemia, ecco, il Signore vuole donare alle nostre famiglie, ai nostri cuori. Allora buon Natale a tutti e veniteci qui a trovare a Sant'Orsola.